aggiorni la proclamazione dei due neo sindaci. L'oasi di Monte Nuovo diventa discarica. Per i cittadini virtuosi di Quarto, sconto del 10% sulla tassa dei rifiuti. Le Iene accusate di corruzione. Ma la ZE ai nastri di partenza. Benvenuti a questa nuova edizione del videogiornale di Cronaca Flegrea. Apriamo subito con la politica. È questione di pochi giorni per la proclamazione dei neo sindaci dei due comuni flegrei. A Quarto è stata una vittoria elettorale con vari primati. Mai nella storia della città un candidato sindaco aveva vinto con oltre il 70% dei voti. Sarà il primo comune a 5 stelle della Campania e Rosa Capuozzo il primo sindaco donna. Clamorosa anche la vittoria a Bacoli per Giosi Gerardo della Ragione, con il 64,5% dei consensi. Giovedì la proclamazione del neo sindaco, dopo i tanti festeggiamenti per il 28enne, il più giovane sindaco campano, attivista a capo di Free Bacoli, associazione protagonista di tante battaglie per l'ambiente. E proprio di ambiente parliamo a Pozzuoli, dove è stata deturpata l'oasi del Monte Nuovo, una discarica a cielo aperto di lattine, cassette di plastica e rifiuti nel verde incontaminato dell'oasi, che già troppe volte ha dovuto resistere agli attacchi degli incendi. Il tratto preso di mira dagli scarichi abusivi, seppur impervio, è raggiungibile con piccoli mezzi di trasporto attraverso via Strigari o rampe Averno. Restiamo in tema, uno sconto del 10% sulla tassa dei rifiuti per i cittadini più virtuosi di Quarto. È previsto a favore di chi deciderà di disfarsi dei rifiuti organici domestici mediante una compostiera. Tra gli ultimissimi attimi della commissione straordinaria c'è proprio l'approvazione del regolamento sul compostaggio, che prevede anche l'utilizzo del tutto gratuito dei bidoncini speciali nei quali porre rifiuti da cucina e da giardino. Ci spostiamo a Pozzuoli, avevano messo in luce una compravendita illecita di patenti nautiche, ma ora a rischiare sono proprio loro. Le Iene Luigi Pelazza e Mirko Canala sono stati accusati dalla Procura di Napoli di concorso in corruzione. I due inviati di Mediaset per svelare la truffa si erano finti interessati a comprare con 3.500 euro le due patenti nautiche. Secondo il pubblico ministero e il GUP, avendo portato a compimento quella truffa, sono comunque colpevoli e dovranno andare a processo. Passiamo ora agli eventi. Partito alla grande Malazè, l'evento Eno Archeo Gastronomico dei Campi Flegrei ha preso il via. Ieri a Lucrino l'anteprima della rassegna, che si svolgerà dal 5 al 15 settembre. Tipicamente flegreo è il filo conduttore di questa 10ª edizione. Stand delle cantine, dei ristoratori, delle aziende e delle associazioni che insieme all'Istituto Alberghiere Vittorio Veneto di Scampia sono i protagonisti della manifestazione che accende i riflettori sulle bellezze enogastronomiche, culturali e archeologiche dei Campi Flegrei. Questa era la nostra ultima notizia. Prima di chiudere il videogiornale, passo la linea ad Angelo Greco per le ultime sullo sport flegreo. Arrivederci. Grazie Violetta, un saluto agli amici di Cronaca Flegrea. Iniziamo questa rubrica settimanale di sport parlando di pallavolo. Finisce male l'avventura di Noia Terra Volley nella finale promozione B2 contro il Massaro Brenze. I costieri vincono in casa a Sorrento solo al tie-break, quindi ai putiolani non resta più che l'amaro in bocca. Un amaro in bocca però che si scioglie facilmente, dato che i putiolani potranno accedere alla B2 attraverso una semplice domanda di pescaggio. Infatti, a campionato in corso, la Regione Campania ha avuto la possibilità di portare nella prima categoria nazionale ben 3 squadre, non solo 2. Dunque, da oggi in casa di Noia Terra Volley si lavora già per il prossimo anno, che sarà un anno difficilissimo. Passiamo al calcio. Era prevista per domenica la finale promozione per il 4CAD, che invece aveva dovuto aspettare un'altra settimana. Infatti la federazione regionale ha deciso di rigiocare la gara tra San Giovannese e Sanità e dunque il 4CAD giocherà la sua finale solo domenica. Gli avversari saranno sempre quelli della San Giovannese, che hanno battuto anche nel remake del match la Sanità. La partita si giocherà ancora a campo da decidere e quasi sicuramente a porte chiuse. Se i ragazzi allenati da Longobardi riusciranno a ottenere la terza promozione consecutiva in soli 3 anni di attività, saranno la quinta squadra flegrea nella promozione Campania. E prima di concludere passiamo al calcio giovanile. I giovanissimi del Montruscello, allenati da Umberto Stellato, vincono il loro match finale della fase interregionale
a Lecce contro la Corvino Academy e così accedono alla Final Six di Chianciano Terme. La settimana prossima in terra toscana i Verdi di Pozzuoli avranno la possibilità di giocarsi lo scudetto nazionale. Un altro grande successo per la scuola calcio della famiglia Ruta che anno dopo anno ottiene sempre più successi. E questa è la nostra ultima notizia, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video giornale giovedì e alla prossima rubrica sportiva di martedì. Grazie.